Oltre 2 ore di lavoro sono servite ai vigili del fuoco di Salerno per domare le fiamme che si sono sviluppate nelle prime ore del mattino all'interno del deposito giudiziario del comune di Salerno nell'area di Ostaglio. Oltre 40 auto vecchie, abbandonate da anni ed in attesa di essere demolite, che si sono trasformate in poco tempo in carcasse annerite. L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 9, quando al centralino dei vigili del fuoco di Salerno è stato richiesto l'intervento per spegnere il vasto incendio che si era rapidamente sviluppato all'interno dell'area. Sono intervenuti 2 mezzi dei caschi rossi impiegati per spegnere le fiamme molto alte, visibili anche dalla vicina autostrada. Sul posto, per i rilievi del caso, anche polizia scientifica, impegnate a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La relazione dei vigili del fuoco servirà a comprendere meglio l'origine dell'incendio, che però, come dicevamo, potrebbe essere dolosa.